Qui ci troviamo nell'azienda sperimentale dell'Università di Agraria di Bologna. Beh, qua è dove si svolge un po' tutta la nostra attività del nostro gruppo di ricerca, dove svolgiamo prove in campo sia nell'ambito degli erbicidi e poi ci occupiamo anche soprattutto di fungicidi. In questa azienda, diciamo, le problematiche principali sono rappresentate dalle infestanti tipiche della zona. In particolare, come si può vedere da questo testimone, abbiamo avena, l'oietto e, per quanto riguarda le graminacee, allopecuro, che in questo campo un po' è carente, però nella generalità dell'azienda ne abbiamo molto. Addirittura ne abbiamo una parte, in una parte di azienda abbiamo dell'allopecuro che è risultato resistente a diversi graminicidi. Oltre alle infestanti che vi ho appena elencato, graminacee, abbiamo il bromo, la falaride, mentre per quanto riguarda le dicotiledoni abbiamo papavero. Al momento è stato testato che non è resistente ad alcun erbicida, quindi papavero ancora, diciamo, normale, mentre nella zona, diciamo, esterna da questa azienda si sta diffondendo questa problematica impellente del papavero resistente. In particolare la resistenza nella zona dell'Emilia Romagna riguarda le solfonilurei. Oltre al papavero abbiamo sinapis, gallium, che vedete all'interno di questa parcella testimone, e meno diffuse ma presenti abbiamo la fumaria, la veronica, che ormai è rimasta sotto il frumento, abbiamo sia l'ederifoglia che la persica, e direi che queste sono un po' la panoramica delle infestanti con cui ci troviamo ad avere a che fare. Ora andremo a vedere una prova effettuata in collaborazione con Corteva. Qui vediamo una parcella trattata con Senior, il nuovo sulfonilurea graminicida, diciamo, commercializzata da Corteva, che è Piroxulam. Senior è stato applicato alla dose di 250 grammi per ettaro, in miscela con Zipper alla dose di 1 litro per ettaro e il bagnante Wet Influx alla dose di 1 litro e mezzo per ettaro. Abbiamo utilizzato un volume di distribuzione di 300 litri per ettaro. L'applicazione è stata effettuata un'applicazione, diciamo, per l'annata di quest'anno quasi tardiva. Nella normalità potrebbe risultare una medio precoce, infatti siamo intervenuti il 10 di marzo. E come potete vedere, la miscela con questa tipologia di infestazione ha fornito un ottimo risultato sia in termini di efficacia che in termini di selettività. La diffusione di popolazioni di papavero resistenti agli erbicidi LS in provincia di Ravenna è ben documentata. Negli ultimi 3-4 anni, beneficiando anche di un progetto finanziato dalla Regione, abbiamo fatto un buon monitoraggio del territorio e abbiamo dati che supportano questa evidenza. Fondamentalmente abbiamo due tipi di resistenze. Resistenze, diciamo, alle sole solfonilurei e popolazioni resistenti sia alle solfonilurei ma anche al trevisol pirimidine. Quindi in questo caso parliamo di resistenza incrociata. In questa zona qui avevamo già nel 2017 monitorato questo tipo di popolazioni, diciamo quelle resistenti al sole sulfonilurei. Lo scopo di questa prova era di valutare le performance di Zipper e altre soluzioni di Corteva per il controllo di queste popolazioni di papaveri non più sensibili agli erbicidi LS. Corteva per i cereali a paglia. Corteva sta lanciando negli ultimi anni grandi innovazioni nel diserbo del grano e degli altri cereali autunno-vernili. Soprattutto Zipper, lanciato l'anno scorso come novità nel diserbo del grano che non si vedevano da anni. Formulato a base di Arylex e Florasulam. Arylex è una nuova molecola, nuova famiglia chimica con un nuovo meccanismo d'azione che permette un controllo elevatissimo delle infestanti tipiche degli areali italiani, soprattutto i biotipi resistenti, in particolare papavero, che sta diventando una infestante chiave per il diserbo del grano. E in questo sito dove abbiamo papaveri resistenti, ad esempio, abbiamo provato Zipper, che ha dato ottimi risultati, soprattutto in termini di efficacia e in particolare anche in termini di velocità. Corteva comunque non si ferma solo a Zipper, che è la nuova soluzione che stiamo offrendo con grandi risultati, ma stiamo già preparando nuovi formulati a base di Arylex e Aminopyralid che ci permettono di avere un'efficacia ancora superiore sui biotipi resistenti, ancora una volta sul papavero.